circostanze comprensibili, una chiusura lunga con una serie di criticità importanti, quel senso di incomprensione da parte degli operatori di essersi adeguati, di aver fatto tutto quello che era richiesto e si trovano nuovamente chiusi. La Presidente Tesei in conferenza Stato-Regioni, nell'incontro col Governo, ha evidenziato la necessità, visto che i parametri dell'Umbria sono in netto miglioramento, che abbiamo scontato prima questa grande ondata pandemica, di poter tornare presto in zona gialla e poter provvedere a delle riaperture, sempre laddove i dati sanitari lo consentono, ma i dati dell'Umbria ci dicono che siamo in netto miglioramento, perché comunque sappiamo benissimo che le vittime di questa pandemia non sono solo in termini di vite, ma anche di vissuto economico, di piccoli esercizi che, ripeto, avevano fatto anche di tutto per attivarsi, per garantire il rispetto delle regole. Quello che possiamo fare è dare sostegno, fare pressioni sul governo, sempre nel rispetto della necessità di mantenere alto il livello di sicurezza, però questa economia e questa situazione difficilmente può essere sostenuta ancora a lungo, quindi c'è bisogno di poter ripartire in sicurezza anche con noi protocolli se necessario, ma capiamo la loro situazione, il dramma di famiglie, il dramma di lavoratori. Noi anche sul tema della cassa integrazione, che non dipende dalla regione, sono tematiche in larga parte che non riprendono la regione. Ma ciò non toglie che abbiamo il dovere morale anche di ascoltare la loro sofferenza, il loro grido civile, educato, garbato, come sempre stato, e questo mi preme sottolinearlo, di sofferenza dei nostri operatori, e ci auguriamo che possano vivere un'estate di lavoro, di ripresa, anche perché quello che manca, oltre il lato economico, che è il dramma principale, è anche proprio la dignità del lavoro.